Alleluia, alleluia, alleluia. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, riconosciamo Luca come l'evangelista della misericordia di Dio, ci riporta infatti una delle più splendide pagine dove questo atteggiamento, questa qualità di Dio si manifesta, che è quella del fior prodigo. Questa volta però vediamo Gesù intento in un singolo tenzone con gli scribi e i farisei per denunciare l'uccisione, almeno morale, oltre che fisica, come le volte succedeva, dei profeti, identificandosi lui stesso in una dinamica di continuità con coloro che, ispirati in nome del Padre, annunciavano la verità. Questa volta è la verità stessa, il Logos, la parola, il Verbo di Dio che prende carne, si manifesta quindi nella storia, dialoga con gli uomini, partecipa alla vita anche cultuale di Israele e giustamente in nome della verità denuncia quelli che sono i mali della sua epoca, tra i quali naturalmente ogni nefandezza, ogni atteggiamento di ipocrisia da parte di coloro che dovevano essere i custodi della legge e che per il loro atteggiamento possessivo, autoritario, diremmo oggi clericalista, impedivano anche ad altre persone di avvicinarsi con spirito libero e con cuore filiale alla verità del Signore. Ecco perché in tutta risposta a ciò che Gesù dice, gli scribi e i farisei lo osteggiano, incominciano ad odiarlo. Sarà poi da questo atteggiamento, tirato alle estreme conseguenze, che questi stessi personaggi lo faranno condannare a morte a Gesù, lo porteranno alla crocifissione servendosi dei romani. Questo è molto interessante. Ma intanto cercano di sorprendere Gesù, di tendergli tranelli e insidie attraverso la legge stessa, credendo che lui si contraddica, il che è impossibile, perché è Dio la verità, è Dio la legge. Anzi, riconosceranno, e lo leggiamo in altri passi del Vangelo, che nessuno ha mai parlato come quest'uomo, il Dio fatto uomo, che è Gesù, e non riusciranno con la semplice retorica e con la semplice dialettica a smontare i suoi argomenti, che sono veri, così come le sue denunce che si appoggiano su un atteggiamento malsano di coloro che si erano appropriati indebitamente di un'autorità religiosa e la sfruttavano politicamente per un tornaconto personale. Credo che anche oggi, e concludo, noi troviamo applicazione e attualizzazione di questa situazione nel mondo che stiamo vivendo. Nella Chiesa di cui facciamo parte, dove accanto all'elemento carismatico e accanto alla santità della Chiesa c'è anche la peccaminosità, la debolezza degli uomini, scorie di peccato, di clericalismo, di autoritarismo che sono presenti anche nella vita della Chiesa, o meglio di alcuni uomini di Chiesa. Con il sinodo che è iniziato domenica scorsa e che a livello diocesano si inaugurerà domenica prossima, vediamo come però sotto la guida di Pietro, che conferma ciascuno di noi nella fede, inizia una nuova primavera, un po' come fu nel Concilio Vaticano II, ci si metterà all'ascolto della base, non sarà un Parlamento, ma sarà piuttosto la consapevolezza che in ogni figlio, in ogni figlia di Dio, attraverso le sue ispirazioni, attraverso le sue richieste, attraverso anche il suo grido di dolore o le sue attese, i suoi sogni,
si manifesta l'azione efficace dello Spirito Santo che informa e guida la Chiesa. E allora noi vogliamo pregare già da questa sera, poi domani alimenteremo ulteriormente la nostra preghiera attraverso l'adorazione parrocchiale, normalmente la facciamo il giovedì, per questa volta, come chiede il Vescovo, con tutte le altre parrocchie dell'Arcidiocesi, la faremo di venerdì. Vogliamo pregare perché alla fine di questo percorso che si sta inaugurando si possa pervenire a una maggiore e migliore comprensione di quelle che sono le attività pastorali di una Chiesa missionaria. Papa Francesco sta dando a questa Chiesa il volto, sta imprimendo velocemente una dinamica missionaria. Quando lui dice Chiesa in uscita, significa una Chiesa missionaria, una Chiesa che deve stare nei suoi uomini, in mezzo alla gente, accanto alla gente, davanti alla gente per guidarla, ma anche dietro la gente per spingerla, per sostenerla, e in mezzo alla gente per condividere le gioie e i dolori, come in un matrimonio dove c'è questa condivisione delle diverse situazioni e sfaccettature della vita umana, ciascuno con il proprio contributo, con i propri talenti, con la propria vocazione, per realizzare anche quell'altra bella immagine che Papa Francesco ci dà di una Chiesa non piatta o sferica sulla quale si scivola, ma una Chiesa poliedrica dove ognuno, dai diversi carismi e sfaccettature che in essa vi trova, può ritrovare se stesso, può dare il suo contributo e può aggrapparsi per andare in alto, verso il monte della verità e dell'incontro tra l'uomo e la divinità. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.